investita da un'auto pirata. È successo nel tardo pomeriggio in via Genova. La 48enne ferita è stata portata all'ospedale di Piacenza. Sgomberato il ferrotel, i profughi costretti a lasciare la struttura, si sono accampati davanti al comune, minacciano di dormire sotto Palazzo Mercanti. Provincia sì alla settimana corta, ok bipartisan in consiglio alla proposta di lasciare a casa gli studenti il sabato, le prime sperimentazioni al Gioia R. Spighi. Bufera ASP, la Bertoni si dimette, la vicepresidente lascia il CDA in polemica con il presidente Mazzoli. Spaccatura nel PD, Dosi chiede approfondimenti e medita di azzerare gli incarichi. 130 anni di libertà, realtà unica, l'ex presidente Rai Garimberti applaude il quotidiano che ha ricevuto il premio speciale Biagio Agnes. Oltre alla lunga e prestigiosa storia, a rendere unico libertà il fatto di essere sempre stato nelle mani della stessa famiglia. Ciclismo, trionfo della Bronzini al Giro. La piacentina, due volte campionessa del mondo, ha vinto in volata la seconda tappa nel circuito di Pontecagnano.